Pianista e attivista, Giuseppina Torre da tempo mette la sua arte a disposizione delle donne. Non solo musica, ma anche tanta lotta alla violenza di genere. L'artista si è esibita a Barletta, presso il liceo classico Casardi, diffondendo le note del suo piano per combattere questo fenomeno in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Un incontro tra musica e parole, dal titolo La mia isola felice, moderato dalla professoressa Maria Grazia Vitobello, presidente del centro studi Barletta in Rosa. L'eliminazione della violenza contro le donne, come poteva farlo il centro studi Barletta in Rosa? Invitando una testimonial d'eccezione. Abbiamo con noi il maestro Giuseppina Torre. In sottofondo le note del pianoforte che vibrano, vibra l'aria. È una giornata tanto toccante per noi donne. Si parla ancora purtroppo di violenza. E il maestro Giuseppina Torre è l'esempio chiave di una donna che dopo aver subito violenza domestica e psicologica ce la fa. È bello pensare di potercela fare, è bello pensare che un domani possiamo respirare quest'aria ricordando soltanto un 25 novembre di successo, non un 25 novembre che punta all'eliminazione della violenza. È troppo bello sentire le note di questo pianoforte, arrivano al cielo, arrivano al cuore di tutti coloro che si sono precipitati per ascoltarla, sono venuti qua perché è un messaggio d'amore che lei vuole trasmettere e ce l'ha fatto brillantemente questa sera. Fondamentale in questa battaglia è anche il contributo delle istituzioni, politiche e scolastiche. Non è mancata la presenza quindi anche del sindaco Cosimo Cannito, del vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Ghileo, dell'assessore alla cultura Ronzo Cilli e della dirigente del liceo Casardi, la professoressa Serafina Ardito. Compito di un sindaco partecipare a questi eventi importantissimi perché cambiano il paradigma culturale della nostra società e lo portano a migliorare e a crescere nel rispetto che si deve alle donne che sono oggetto di violenza, sia di natura fisica e di natura psicologica. Quindi grazie alla professoressa Maria Vitobello per questi importantissimi eventi, che sono eventi soprattutto di crescita culturale della nostra società. Esperienza non solo in Italia, ma anche oltreoceano, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove Giuseppina Torre è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Di attraverso la musica poter insomma curare l'anima e arricchirsi, come dico sempre, arricchirsi di bello, perché la musica e l'arte avvicinano, creano una sensibilità e un'empatia che poi si ripercuote nei rapporti con le altre persone. Quindi sempre viva la musica, viva l'arte e ben vengano questi eventi.